Buongiorno da Whip Channel. Oggi siamo in compagnia di Barbara Ancilai, la titolare dell'agenzia ING Events e attualmente la wedding planner di una location bellissima che ci ospita oggi, The Church Palace Hotel di Roma. Buongiorno Barbara e grazie della tua disponibilità. La prima domanda, ci puoi raccontare la tua storia, il tuo background lavorativo ad oggi? Il mio background lavorativo deriva da una grande passione e ho avuto la fortuna di avere una tenacia come dote e quindi ne ho fatto il punto forza e sono riuscita a diventare per ben 20 anni grafica, ricoprendo vari ruoli e avendo anche molte soddisfazioni. E, diciamo che l'arte è un percorso che mi ha sempre appassionato, per cui ho deciso di proseguire in questo senso. Secondo tuo punto di vista, quale messaggio dovrebbe trasparire in modo che gli sposi capiscano al meglio l'importanza di questa nuova figura? Sicuramente affidarsi, fidarsi e rilassarsi. Questa è la prima cosa che io dico alla coppia quando facciamo il primo incontro conoscitivo. E sulla base della fiducia, del rilassarsi, quindi no stress, possiamo costruire un bel percorso assieme, perché mi sento di comunicare loro che la wedding planner è proprio la figura che prende per mano gli sposi e li guiderà fino al giorno dell'evento. Talvolta, come mi è capitato, anche oltre, per altri eventi. Quindi è fondamentale sapersi affidare ad una persona che li guidi nella giusta gestione del budget, delle loro aspettative e di quanto si aspettano da questa giornata. Barbara, qual è stato il momento preciso nel quale hai riconosciuto che questa nuova professione ti potesse piacere? Esattamente 6 anni fa. Mi ricordo che dopo una piccola crisi interiore dettata dai 20 anni di agenzia e varie, mi sono sentita un pochino costretta e ho deciso che avrei cambiato. E mi sono documentata e ho sempre avuto una passione, sono molto romantica, ho sempre avuto una passione per i matrimoni, per l'amore, per le storie stupende. E ho riflettuto e ho iniziato questo percorso, un po' per scherzo, aiutando delle amiche, così, per gioco. Poi però ho capito che era proprio quello che avrei desiderato fare, visto il risultato finale, la soddisfazione e l'emozione che ti trasmette. E da lì devo dire che è stata una scelta consapevole e ben precisa e mi ha portato fortuna, perché comunque sto avendo una grande soddisfazione. È stata la scelta giusta. Cos'è che ami di più del tuo lavoro? Tutto, praticamente tutto. Il rapporto che si costruisce con le coppie, come avevo già detto, il percorso che si fa insieme. È molto empatico questo lavoro e non ti fa sentire la fatica. La fatica la senti forse dopo, quando vedi che gli sposi sono soddisfattissimi, ti ringraziano, e allora lì ti rendi conto che lo devi solo amare per poterlo fare. Da qualche tempo hai cominciato la collaborazione con questa bellissima location che ci ospita oggi. Ci puoi dare qualche informazione in più? Io ritengo che il The Church Palace di Roma sia una location completa. Sono rimasta folgorata la prima volta che l'ho visto per il suo stile decisamente particolare. Le coppie possono trovare un'ospitalità a tutto tondo, perché dal poter celebrare i rituali, i matrimoni all'interno, The Church abbiamo una chiesa che è attiva, alla possibilità di ospitare dalla sera prima, si creano delle situazioni molto conviviali, gli spazi sono varie tipologie, vari gusti, possiamo accontentare le coppie su tantissimi aspetti, dall'aspetto più formale, più completo, all'aspetto più simpatico, se vogliamo. E potendo stare tutti insieme, gli ospiti, i parenti, credo che sia un valore aggiunto. Barbara, tu sei stata la prima ad inventare una formula del matrimonio molto particolare, il cosiddetto chic-nic. Ci puoi spiegare esattamente di che cosa si tratta? Si tratta di una mia piccola follia e di una mia piccola passione. Ho sempre amato la vita bucolica, i picnic, l'aria aperta, e studiando
il contesto in cui ci troviamo in questi ultimi anni, ho pensato che sarebbe stato carino proporre un'alternativa agli sposi per poter festeggiare non essendo vincolati a tanti timori di budget. È una cosa più informale e ho studiato la possibilità di creare un setting più classico che si rifà ai vecchi artisti o all'americana, che sta andando molto di moda. Ho visto che sta riscuotendo successo anche per altre situazioni, sempre di festeggiamenti, sempre familiari, e mi sta dando molta soddisfazione. L'importante è creare uno stile a cui attenersi, consente un'attenzione diversa del budget, una gestione più semplice se vogliamo, e sicuramente ci si diverte. Il giorno del matrimonio l'emozione di tutti è tanta. Come gestisci questa parte del tuo lavoro? Anche della wedding planner, direi. L'importante è rimanere concentrati. Riesco a essere molto concentrata, forse così brava, non lo so neanche io, da non lasciar trapelare lo stato d'animo. Hai a cuore gli eventi, quindi cerchi innanzitutto di trasmettere tranquillità e serenità, e questo riesco anche con i miei collaboratori. Gli sposi si sentono rassicurati e alla fine ci si può rilassare. Importante è rimanere concentrati sul pezzo per ogni dettaglio, non deve mai trapelare. Se dovessi creare una scaletta delle priorità nell'organizzazione di un matrimonio, quali sarebbero i primi 4 gradini? Sicuramente capire il budget e individuare un mood da dare all'evento che verrà declinato su ogni aspetto. Sulla base di questo selezionare dei fornitori e dei collaboratori e procedere con la ricerca di ogni dettaglio. Barbara, prima di salutarci volevo farti un'ultima domanda. Perché gli sposi dovrebbero scegliere Barbara Ancilai come loro wedding planner? Potrei rispondere perché sono brava. In realtà mi sento di dire che metto entusiasmo e passione in ogni cosa che faccio. Potendo trasmettere questo messaggio è sicuramente una garanzia per la coppia che qualcuno stia curando per loro gli aspetti del loro evento come se fosse l'evento personale, con la meticolosità, l'amore e la passione che occorrono per poter realizzare un evento meraviglioso e indimenticabile.